È arrivata una nuova ricetta in città. Spaghetti, cacio e pepe da condividere in famiglia. Gli spaghetti, cacio e pepe sono il piatto romano per eccellenza. Niente rappresenta la capitale meglio di loro. E sia ben chiaro, spaghetti, non qualsiasi pasta. Le origini. Oggi molti cuochi del mondo elaborano mille versioni di questa prelibatezza laziale, ma la verità è che, come gran parte della cucina italiana, anche gli spaghetti, cacio e pepe hanno origini modeste. Un piatto che non pretende essere servito nei migliori ristoranti del mondo, ma che vuole solo rincuorare persone lontano da casa, scaldare l'animo e fornire energia per continuare la giornata. Non si parla solo in senso figurativo, ma anche letterale. Infatti, gli spaghetti cacio e pepe erano il pasto e la consolazione di molti pastori laziali durante l'epoca della transumanza. Per affrontare gli svariati giorni fuori casa, si portavano appresso una bisaccia con alimenti che si conservassero a lungo. Spesso erano guanciale essiccato, pomodori secchi e ovviamente spaghetti, cacio e pepe. Fondamentali, poiché i carboidrati degli spaghetti provvedevano a dare energia, il cacio apportava riserve di grassi e il pepe stimolava i recettori del calore, aiutando i pastori a proteggersi dal freddo. I piatti poveri si arricchiscono. La cacio e pepe è all'origine di un'altra pasta asciutta tipica romana. Infatti, quando i pastori durante la transumanza avevano la possibilità di uccidere un maiale, ne prendevano un pezzo di guanciale, lo affumicavano sul fuoco e lo aggiungevano durante la preparazione della cacio e pepe. Nacque così la gricia. Potete trovare la ricetta completa di questa gustosissima pasta nel ristorante della città. Se immaginiamo la pasta asciutta come una grande famiglia, si potrebbe considerare la cacio e pepe come la madre della gricia e la nonna della matriciana. Speriamo che i nostri chef Gennaro e Pasquale condividano con noi anche la loro ricetta per la matriciana, un piatto che gli italiani propongono spesso a casa, gradita da tutti, grandi e piccini. A cucinare. Adesso è il momento di rimboccarsi le maniche,
ma la soddisfazione è garantita. Se vi chiedete dove trovare del cacio, vi potrebbe aiutare sapere che con cacio i romani indicavano il formaggio in generale. Attenzione, il formaggio comunemente usato nell'urbe a quel tempo era ciò che oggi chiamiamo pecorino romano. Quindi, per creare una vera cacio e pepe, abbiamo bisogno di spaghetti, pecorino romano e pepe, nient'altro. Ingredienti molto semplici, ma lo stesso non si può dire dell'abilità necessaria per ottenere la giusta cremosità della salsa. Sono sicura che con un po' di buona volontà ci riuscirete anche voi, seguendo la ricetta che troverete nel nostro ristorante. Se volete, potete condividere nei commenti a questo articolo la foto della vostra pasta realizzata. E quando avrete la vostra porzione servita sul piatto, immaginate di essere su una terrazza di fronte al Colosseo, mentre vi gustate gli spaghetti, cacio e pepe, er meglio de Roma.